Buongiorno, sono Silvia Giorcelli e il mio intervento si intitola Imperialismo romano, disboscamenti e altri disastri in montagna. In età romana, le montagne erano ai margini della riflessione geografica e naturalistica per le loro caratteristiche geomorfologiche estreme e le Alpi più che mai, essendo le montagne più alte che i romani conoscessero e le più impraticabili. I romani non avevano alcun ardore alpinistico, non praticavano le montagne alla ricerca dell'isolamento e della contemplazione, anzi, la visione della montagna, quale paesaggio incontaminato e sublime, era assolutamente assente. Attraversare le montagne era difficile, specie nella brutta stagione, e questo al netto dell'impresa di Annibale, che infatti in Livio è descritta come una sfida di un condottiero arrogante, che finirà per pagare le conseguenze della propria tracotanza che gli antichi chiamavano hubris. L'isolamento nei boschi, ad esempio, era esperienza anomala, quando non addirittura percepita come una pericolosa devianza. Erano i briganti ad essere nascosti nei boschi, non le persone per bene che preferivano le città, gli insediamenti. Le montagne provocavano repulsione, freddo, neve, ghiaccio, non erano compatibili con la vita e con la vita civile. Come aspra e dura era la materia di cui esse erano composte, anche i montanari erano della stessa materia, aspri, duri, incivili. I romani avevano del tutto acquisito l'idea tassonomica che le variazioni altimetriche determinassero variazioni di civiltà. Alludo alla nota teoria del determinismo ambientale, nata in Grecia intorno al V secolo a.C., la quale metteva in correlazione ambiente e clima con l'aspetto fisico e il carattere di uomini e donne. Tale teoria, giunge anche nel mondo romano naturalmente, e applicata ai contesti in quota, appariva ancora più esplicita, stigmatizzando una dimensione di totale alterità delle montagne. Tutto questo discorso è naturalmente al netto delle complesse riflessioni sulla natura strategico-politica delle Alpi nel contesto della romanizzazione soprattutto e sul loro significato mitico, ideologico e liminale, cioè di confine sul quale non insisto. Ciò premesso, le montagne costituirono un serbatoio primario di materie prime e anzi furono sfruttate intensamente senza troppi scrupoli. Il grande patrimonio delle montagne era costituito evidentemente da boschi, oltre che dall'acqua e dai minerali. Questo patrimonio forestale era prezioso, favoriva l'allevamento e la caccia, il legno era un combustibile indispensabile per molte attività, alimentava le fornaci, delle industrie di ceramica, di mattoni, di vetro, del ferro, era indispensabile nell'edilizia e nella carpenteria, per l'alimentazione di bagni e di terme, per la costruzione di imbarcazioni. Che i boschi e i pascoli in quota fossero terreni preziosi, lo si evince dall'eco dei conflitti per la loro gestione e dalla presenza di possedimenti imperiali sulle Alpi, come si legge in una iscrizione molto famosa dell'età dell'imperatore Claudio che proviene dall'Alta Val di Non, la famosa iscrizione di Clesse. Abbiamo poi dei cippi confinari che sono stati rinvenuti in alta montagna che indicavano dei confini territoriali e penso ad esempio ai cippi dei monti Civetta, Coldai e Davanin, siamo tra i 1700 e i 1800 metri, che indicavano appunto il confine territoriale amministrativo fra le comunità di Bellunum e Iulium Carnicum e perimetravano un tratto di circa 4 km quadrati, una zona da sempre caratterizzata dalla presenza di vaste foreste di conifere che si estendevano fino a 1800-1900 metri. Evidentemente, l'alto valore commerciale dei boschi impose una suddivisione rigorosa mirata allo sfruttamento del legname. Nel caso poi di un'altra iscrizione altrettanto famosa, quella del Monte Pergol, siamo a 2000 metri, il problema era rappresentato dal confine tra Tridentum e Feltria, che passava in Valcadino. Qui correva un confine ben tracciabile in una zona tutto sommato marginale rispetto alle due comunità, ma tale interesse può spiegarsi soltanto come risposta all'estremo valore dei suoli assegnati alle due comunità e quindi di grande importanza per la loro economia.
La crescita dell'economia romana, soprattutto nella fase imperialistica, comportò una forte richiesta di materie prime e dei loro derivati, e questa richiesta ebbe effetti distruttivi sull'ambiente di molte regioni mediterranee, soprattutto italiche. Ovunque in Italia, imprenditori senza troppi scrupoli abbattevano alberi, bruciavano boschi, scavavano le viscere dei monti, deviavano torrenti e prosciugavano laghi. I grandi disboscamenti dell'Italia romana sono inscindibili dalle vicende dell'economia italica tra secondo e primo secolo a.C. Le conseguenze di tutto questo furono verosimilmente desertificazione degli ambienti boschivi, frane che si abbattevano in pianura, inondazioni. La neutralità tipica della forma epigrafica con cui viene registrato un intervento imperiale nelle Alpi Graie non deve trarre in inganno. Abbiamo in questa iscrizione una testimonianza inequivocabile di gravi dissesti idrogeologici in un ambiente alpino. L'iscrizione, che potete vedere, ci parla di un intervento degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, e dice esattamente che questi due imperatori, con risorse personali, restituirono le strade che attraversavano il territorio dei Ceutroni, travolte dalla violenza dei torrenti, dopo aver respinto i corsi d'acqua e dopo averli riportati nel loro alveo naturale, costruendo dighe in molti luoghi. E insieme gli imperatori restituirono ponti, templi e bagni. Siamo nelle Alpi Graie, nei dintorni di Em, l'antica Axima, capitale dei Ceutrones. L'iscrizione si data tra il 162 e il 163 d.C. Quindi, intorno alla metà del secondo secolo, la Val d'Isère era stata interessata da eventi catastrofici che avevano richiesto il diretto intervento imperiale. La realizzazione di dighe di protezione e la riparazione dei danni causati alle strade e ai ponti dalle inondazioni dell'Isère e dei suoi affluenti. Le numerose testimonianze epigrafiche dell'interesse imperiale per questo minuscolo territorio non possono essere casuali. Proprio la necessità di salvaguardare l'integrità della provincia dell'Alpis Graia, che era strategica nel sistema di comunicazioni tra Italia e Gallia, richiese da parte del potere centrale un impegno costante e importante sotto il profilo economico. La manutenzione delle strade, delle infrastrutture, doveva richiedere in questi contesti un impegno che non poteva essere lasciato ad iniziative di natura ordinaria. Possiamo a questo punto chiederci che reale consapevolezza avevano i romani dei limiti delle risorse ambientali e dei danni che l'uomo poteva infliggere alla natura. Le risorse naturali erano percepite come inesauribili e create proprio per essere sfruttate dall'uomo. Questa appare una costante nel pensiero filosofico e naturalistico da Aristotele a Cicerone. E i romani non giunsero mai a una comprensione delle interrelazioni complesse tra organismi e ambiente, così come mancava loro il concetto di ecosistema, cioè di una visione interconnessa tra elementi geografici, climatici, antropici e socio-economici. E tuttavia, preoccupazioni, diciamo, di ordine ecologico non erano propriamente espresse, ma in certa misura erano percepite le conseguenze di comportamenti troppo spregiudicati nei confronti della natura, sebbene a tali preoccupazioni non fossero estranee considerazioni di natura morale. Scrive Plinio, siamo nella storia naturale, nel libro 36.1. Tutti gli oggetti di cui abbiamo trattato fino a questo libro, può sembrare che siano stati prodotti per l'utilità degli uomini, ma le montagne, la natura le aveva fatte per sé, come una sorta di scheletro che doveva consolidare le viscere della terra e nel contempo frenare l'impeto dei fiumi e frangere i flutti marini, nonché stabilizzare gli elementi più turbolenti con l'aiuto della loro solidissima materia. Plinio, quindi, aveva molto chiaro che le montagne costituivano l'impalcatura importante della terra e dell'Italia in particolare, percorsa dalla dorsale appenninica e incorniciata dalle Alpi, e che la demolizione di quote significative del territorio montano rappresentava un pericolo
per la stabilità dei terreni e quindi delle strade, dei ponti, degli insediamenti. Lungi dall'essere state create a esclusivo beneficio dell'uomo, le montagne, e qui parlo espressamente delle Alpi, avevano il compito di tenere insieme, grazie alla loro solidissima natura, le viscere della terra, il manto boschivo e l'impeto dei fiumi, come una sorta di scheletro che contiene e trattiene. E allora forse la desolazione dei monti, la loro apparente inutilità, si spiegano con il superiore ruolo cui la natura e gli dèi li avevano creati, non per essere sfruttati, ma per proteggere l'integrità dell'Italia. Da qui l'autentica preoccupazione di Plinio per i danni irreparabili prodotti da attività umane sconsiderate, per lo più dettate da avidità e desiderio di lusso, quali disboscamento, appunto, ed estrazione mineraria, attività entrambe sommamente dannose. In apertura della trattazione relativa ai minerali, siamo nel libro 33, lo scrittore si dichiara convinto della illiceità della ricerca nelle viscere della terra dei materiali utili e preziosi e mescola in queste sue considerazioni riflessioni di tipo naturalistico e riflessioni moralistiche. Dice infatti Plinio: noi ne esploriamo tutte le vene e conduciamo la vita sopra una terra perforata, meravigliandoci che talvolta essa tremi o si apra, come se ciò non potesse essere prodotto dallo sdegno di questa madre sacra. Noi penetriamo nelle viscere della terra e cerchiamo ricchezze nella sede dei mani, quasi che fosse la terra poco generosa e feconda laddove la calchiamo sotto i piedi. Le cose che ci rovinano e ci conducono agli inferi sono quelle che essa ha nascosto nel suo seno, cose che non si generano in un momento. Per cui la nostra mente, proiettandosi nel vuoto, considera quando mai si finirà, nel corso dei secoli tutti, di esaurirla, fin dove potrà penetrare la nostra avidità. Plinio espone in questo passo una sorta di teoria in base alla quale gli uomini dovrebbero accontentarsi di quanto la terra produce sulla superficie, abbandonando quindi ogni pratica di estrazione. Sembra chiara altresì la preoccupazione per processi di creazione delle risorse non automatici né veloci, e di una realtà di risorse esauribili e forse non rinnovabili. Le ferite inferte alla natura si percuotono in ogni caso sugli uomini, assumendo l'aspetto di una punizione divina. L'insensatezza di queste pratiche appare ancora più marcata quando si consideri che a tale devastazione ambientale era chiamata a cooperare la più raffinata tecnologia del tempo. Di tecniche idrauliche, infatti, si avvalevano le forme di scavo che Plinio valuta più impressionanti, quelle da lui designate proprio come ruina montium, cioè la rovina delle montagne, e alludo alle famose arruge, nelle quali l'escavazione provocava un crollo franoso a catena che veniva convogliato nei corsi d'acqua appositamente derivati a questo scopo. A questa considerazione si aggiungono preoccupazioni di tipo, diciamo, religioso, poiché l'eccessiva vicinanza tra gli inferi e il cuore della terra poteva determinare una violazione di spazi propriamente sacri. Un autore che mette in risalto in modo assai originale la precisa connessione tra le viscere della terra, le montagne e l'aldilà è Silio Italico, un autore che nel primo secolo d.C. scrive un poema che ha come tema la Seconda Guerra Punica. Dopo aver paragonato le Alpi al Tartaro per la loro smisurata altezza, con l'intento di visualizzare simmetricamente, al di sotto e al di sopra della superficie terrestre, luoghi straordinariamente elevati e profondi e carichi di sacralità entrambi, Silio insiste sulla connessione diretta tra la montagna e l'Ade, sostanziando il giudizio negativo verso chi osava profanare l'essenza stessa della montagna, così come le profondità del globo.
Persilio Italico, sacrilego era l'uomo che non esitava a scendere nel cuore della terra, dove immediato era il contatto con gli dèi in fe, per cercare che cosa? Ricchezze nascoste. Empio era colui che demoliva le pendici montuose alla ricerca di pietre e di marmi per cosa? Per smania di lusso. La tenace persistenza del tabù religioso che impone all'uomo di rispettare ciò che la terra cela nelle proprie viscere si ammantava altresì di significati morali. L'arricchimento smodato, infatti, era da evitare in nome di una modestia che, se travalicata, trasformava il bisogno in cupiditas, in brama, che era destinata a trascinare l'uomo alla rovina e con lui tutto l'ambiente nel quale l'uomo viveva. Trionferà in eterno e sino ai confini del mondo solo chi sarà in grado di rispettare il sacro della natura. Un insegnamento che gli uomini e le donne del XXI secolo ancora non hanno compreso, con conseguenze drammatiche per la terra e per l'umanità. Grazie.